Allora, oggi si inizia praticamente l'ultimo argomento della meccanica. Dopodiché avete tutti gli strumenti per dare quanta pasta c'è, più piatto di pasta. Vabbè, noi ci parliamo di corpi fisici, che ovviamente è una idealizzazione, in quanto abbiamo visto varie volte che non esistono i corpi veramente rigidi. Ma si legge se no poi nella registrazione viene un po'. So che è bello di aspirare. Allora, quindi il corpo rigido è semplicemente un corpo in cui si suppone che la distanza tra due porzioni di J non cambia nel tempo. Dati due pezzi di questo corpo, la loro distanza non cambia, chiaramente tutti i pezzi di questo corpo. Però abbiamo finora scritto sempre una descrizione basata su tanti punti. Ovviamente i corpi rigidi sono tipicamente oggetti continui, tipo appunto una legge fatta così, un'approssimazione approssimare con un corpo rigido. Quindi guardiamo di sviluppare un po' di nozioni descrive i corpi continui, che poi faranno molto per anche alla madre. Ovvero, per ora parliamo di corpi chiaramente in 3D, però qua c'è insegnarli in 2D. Comunque dobbiamo comunque introduciamo il concetto di densità. La densità chiaramente per un corpo omogeneo, però è semplicemente la massa totale diviso il volume totale. Bene. Però il corpo può anche non essere omogeneo e quindi vediamo di definirla anche in un'altra cosa non omogeneo. Ma per fissarsi da lei, vediamo un po'. Che cosa si misura? In che unità di misura si misura la densità? Poi, il per metro cubo, va bene? Perché l'unità di misura del volume è il metro cubo. Quindi, bene, quanto è la densità dell'asse? Sì, ma quanto è la densità dell'asse? 1000 MHS d'acqua è 1000 kg come la tonnellata su metro cubo. Poi chiaramente si può anche introdurre la densità relativa, chiaramente relativa rispetto all'acqua, che in caso chiaramente l'acqua ha densità relativa a 1 rispetto a se stesso. L'olio a densità relativa minore più 1 e il ferro più circa 7, il piombo più 15, va bene. E tipo le rocce sono intorno a 4-5 i sassi, meno del foglio del ferro. Il ferro, diciamo, se la terra fosse sempre tutta fusa, il ferro sarebbe tutto al centro della terra, in gran parte è già lì. Per fortuna, diciamo, non è stata sempre tutta fusa, ci sono varie storie della terra e abbiamo ancora del ferro sulla crosta, se no. Va bene. Allora, però, in generale possiamo pensare di dire che ρ sia la derivata in qualche maniera della massa rispetto al volume, ovvero io ho l'oggetto e in qualche maniera so già quant'è la sua massa e il suo volume, ce ne aggiungo un pezzettino, bene, io ho questo oggetto qui e so quant'è la sua massa e quant'è il suo volume, ne aggiungo un pezzettino, d'accordo? E quindi sarà, aumenterà un po' il volume, aumenterà un po' la massa, ora vediamo un altro maiuto. Torna? Allora, la densità di questo pezzettino è ovviamente il V di F. Torna, no?
potrebbe non essere la stessa, potrebbe essere consistita. Per esempio, appunto, se parlate della Terra, la Terra non ha una densità uniforme, ha un nucleo centrale di ferro, nickel, quindi densità grosso modo 7, poi c'è una semplice migliore bene, poi c'è un mantello di roccia fusa, poi c'è una crosta di elementi essenzialmente leggeri, quindi qua sarà circa 7 la densità relativa che stai saldando, mentre qua sarà 3, 4, poi c'è anche la parte dell'acqua dove c'è la densità 1, poi c'è l'atmosfera che avrà densità 0.01, quindi come vedete la Terra non è un corpo omogeneo, chiaramente si può parlare di densità media, ma se poi voglio andare a specificare la densità devo dire in quella che distanza, per esempio. Tenendo conto che la massa che sia omogenea per rotazione, cosa che non è nemmeno quella. La Terra non è omogenea neanche se va a vedere in dettaglio, dove ci sono proprio, e qui c'è un giacimento, qui c'è un giacimento di acqua, ovviamente qua la densità è minore se c'è roccia, e questo si vede per esempio facendo misura di gravità sulla Terra, ma poi se ne riusciva a fare la parte di gravitazione, e se è la punta più individuale giacimento di petrolio, giacimento di acqua o giacimento di metallo, cioè qualche cosa più denso se deve essere la testa, va bene? Quindi ora poi faremo un po' di esercizi appunto per prendere dimestichezza con queste cose. Questa qui appunto è la densità volumetrica, ma chiaramente per una figura piana ci conviene definire, praticamente si indica un sigma dm ds, densità di superficie. Oppure è un oggetto diciamo essenzialmente assimilabile a un oggetto monodimensionale, si può definire anche una densità lineare. D'accordo? Per esempio, se voi andate a vedere i mezzi delle navi, per esempio dei rimorchiatori più che altro, per trascinare le navi, dai rimorchiatori, quando venivano fatte ancora in canapa, non avevano una sezione costante, perché visto che la canapa stessa pesava tanto, no? Il rimorchiatore deve trascinarsi tutta la canapa contro la nave, ma a metà, in questo canapone, insomma, lui non deve trascinare tutta la canapa, deve trascinare meno, quindi non c'aveva senso fare una cosa enorme che aumentava tutto il peso trascinare. Allora veniva fatto sempre più affusolato, in maniera che l'ultima parte bastasse trascinare la nave. La prima parte doveva trascinare la nave più questo com'era, che probabilmente bagnando l'acqua che stava una cosa costosa. Ora chiaramente fanno il nylon, c'è cioè, meno di questo fare tutti quattro. Va bene? Quindi in quel caso uno può e questa gomena la potete approssimare con una corda, devo trascurare altre dimensioni, uno può definire per una densità lineare, andare a cercare la densità lineare ottima perché possa fare. Bene. Allora, questa notazione però non è da prendersi tanto come derivata, ma è da considerarsi così, che la densità di massa di un pezzo di volume la definisco tramite la massa di un pezzettino di volume la definisco tramite la densità volumetrica, essenzialmente si usa questa maniera qua, no? Quindi dm è in quel caso bidimensionale sigma di s, o dm è nel caso bidimensionale sigma di l, no? Ovvero facciamo un caso quant'è la densità superficiale di un cerchio, no? Di massa m e il raggio r è l'angolo, no? Quant'è la densità di questo? Ora chiaramente il cerchio è omogeneo e quindi
prima era uguale alla massa di una superficie più o meno R quadro. Ma adesso verifichiamo, dottore, prendiamoci un elemento di superficie, che è questo qua, ds. Allora chiamiamo quest'angolo qui, cerchiamo teta, teta va tra 0 e 2. Chiamiamo la distanza dell'elementino dal centro ρ, quindi ρ va 0 R, e ds, che è questa superficie di questo pezzettino qui, sarà questo pezzettino qui è ρ di teta, quindi il nostro ds sarà ρ di teta. E allora posso integrare questa qui e controllare il dottore. Ovvero io posso dire che la massa totale, chiaramente l'integrale dell'elemento di massa, la massa totale sarà chiaramente l'integrale del dl, quindi mi verrà la quale integrare che cosa? Di ρ di sigma per il ds, no? Ovvero sarà sigma la costante, ora qua la mettiamo quello lì, chiamiamo la piccola di non sapere di questo, per integrare da 0 r in di ρ, integrare da 0 in di teta. Finalmente quando si scrive integrali multipli conviene mettere il differenziale vicino al segno di integrale, così uno è più presente chi sta variando da quale limite a quale limite. Troppa notazione è così. Quanto se mi manca? Mi manca l'ultimo ρ. Ho integrato il ds sul range valore parametri, no? Quindi sono due integrali separabili, quindi il ρ in realtà sta qui, quindi l'integrale da 0 di π greco di teta fatto più greco, quindi sì, per 2 più greco, l'integrale di ρ in di ρ fanno 4 mezzi, no? Da 0 di π greco, da 0 r fa r 4 mezzi. Qui abbiamo sigma di greco R quadro e quindi anche nel tavolo, ma insomma, anche da qui si vede il sigma delle valete M di greco R quadro. Quindi questa rotazione qui serve essenzialmente per fuori. Quando scrivo qualcosa con un elemento di massa, costituire in maniera opportuna, a seconda del sistema di coordinate che uso, l'elemento di volume. D'accordo? Bene. Va bene, facciamo come si usa questo concetto. Facciamo a calcolarci per esempio il centro di massa di un oggetto stesso. Se c'è qualcosa che ha trascurato, se non è tutta chiamata, ditemi.
Ah, allora. Vediamo quello che faccio dal nuovo qui magari per un altro figura. Allora. La densità è quella grandezza che collega un pezzo di volume alla tua massa, d'accordo? Oppure un pezzo di superficie alla tua massa, se la figura è essenzialmente piana, oppure un pezzo di lunghezza alla tua massa, se la figura è essenzialmente allungata. Allora, se la densità non cambia vari pezzi del corpo, si parla di corpo omogeneo, e quindi la densità è una costante che posso tirare fuori. D'accordo? Se la posso tirare fuori una volta che integro, cioè essenzialmente massa uguale rotto il volume. Va bene? Avendo una maniera formale. Quindi per i corpi omogenei, ma solo per i corpi omogenei, rho è la massa. Come sigma è la massa diviso la superficie, lambda è la massa diviso la lunghezza. Va bene? Altrimenti uno chiaramente te lo dice, cioè la massa, la densità varia linearmente. Allora si può capire, può fare anche qualche esercizio in questa maniera. Va bene? Ok. Dopodiché, questa espressione qui mi serve perché le formule che noi abbiamo tirato fuori, scrivendoci MI, cioè la massa della iesima particella, però come prendere la formula del centro di massa, o anche la formula che si è detto, no? La massa totale è la somma delle masse intere. Va bene? Questa qui, in realtà, per un corpo continuo si traduce massa totale l'integrale della massa delle due parti. No? Questa S qui è l'estensione della sommatoria a un corpo continuo, no? Però questa io non so come trattarla. Allora, questa qui la faccio diventare integrale di rho in dv, oppure di rho di sigma in ds o di lambda in dl, perché questa la so fare, cioè se rho è una funzione delle coordinate, questo dipende dalle coordinate, so fare questa integrale qui. Poi rho è costante, ancora meglio lo porto fuori, no? Allora, però poi bisogna fare questa integrale, cosa che è l'obiettivo di queste lezioni, che è anche avuto la lezione di oggi, oppure c'è scritto su quanto anche il primadino, comunque è un po' di esercizio. Caso molto semplice, voglio fare quindi assoluto lo applico a un disco omogeneo. Allora, da questa disco omogenea io so già quant'è, per esempio, la densità superficiale è la massa totale diviso la superficie. Però voglio anche verificare che torni quando lo metto nell'integrale in maniera che sono più sicuro che la formula torna. Va bene? Allora, come lo anche per l'integrale? Ripeto quali pari che sono detto. La massa totale è la somma di una serie di tutti gli elementi. Questo non lo so fare, ma se lo racconto così lo so fare. Devo solo provare una maniera di parametrizzare la superficie in maniera più o meno comoda, no? E poi sommare, va bene? Ora, per i corpi che sono a simmetria circolare non conviene usare x e y, perché se voi lo fate, se fate l'integrale in x e y, non che non si possa fare, ma è molto scomodo, perché voi dovete, cioè, l'elemento di superficie è molto semplice, superficie è semplicemente di x e di y, questo non si può immaginare, ma supponiamo che poi scrivete l'integrale tra meno r ed r in dx, questo è facile, la x vale per meno r, poi c'è da fare l'integrale in dy, per ogni x devo farmi l'integrale sulla y. Ora, l'elemento di superficie è già qui, x e di y, quindi non c'è da fare lo scala. Il problema è che devo calcolarmi, no? Quali sono i limiti di integrazione della
quadro più y quadro uguale a r quadro, y sarà uguale a più o meno la radice quadrata di r quadro meno x quadro. Questi sono i limiti di integrazione della y. Quindi questa qui mi dà da meno la radice quadrata di r quadro meno x quadro a più la radice quadrata di r quadro meno x quadro. E fin qui, su quasi tutto, del grattacielo. Va bene, ritorna? Mi dà più tutto semplice, faccio l'integrale di y, ho trovato il limite della y. A questo punto però, questo integrale è facilissimo da fare, perché l'integrale di y è y. No? Valutando la distanza, quindi questo meno questo, quindi viene due volte questo, quindi viene l'integrale di x di radice quadrata di 2 anzi. Radice quadrata di r quadro meno x quadro. E qui è la base della questo qui non si fa, non è che si faccia, ma non è proprio un integrale diretto, perché viene un altro seno, qualcosa del genere, che poi alla fine mi deve un po' più di greco. Quindi qui mi ci vuole un altro seno di qualche cosa, perché se fa col cavolo delle fuori di greco. Torna? Viceversa, coordinate polari è tutto più semplice. L'elemento superficie, quindi stavolta le coordinate sono ρ, che è la distanza dal centro, e θ, che è l'angolo. D'accordo? Quindi vedete, questo è ρ, questo pezzettino qui sarà di ρ, momento ρ di un pezzettino. Se questo angolo qui è θ, questa pettina qui sarà di θ, cioè momento θ di un pezzettino. No? Dato di ρ e dato di θ, mi devo esprimere la superficie di questo qui. Allora, chiaramente, come tutti questi casi, visto che l'intesa di ρ sono infinitesimi, mi basta prendere la parte grossa, non importa andare a vedere i propri dettagli. Quindi, lo so che è fatto a forma così, no? Questo qui. Ma io lo approssimo con un rettangolo, perché l'errore va a zero molto più velocemente di ρ. Allora, come rettangolo, questo è di ρ. Quanto vale questo e poi questo? Sarà ρ per l'intesa, perché la definizione di un angolo è il rapporto tra il raggio e l'arco di circonferenza, il radiante. Allora, questo è ρ di intesa, quindi l'elemento superficie è ρ, il ρ di intesa. Ora poi non faremo mai le cose, questo vedete imparato, ragazzi. Però torna, perché a questo punto che devo fare? Ρ uguale tra 0 e r, d'accordo, no? La distanza sul cerchio varierà tra 0 e r grande, il cerchio θ varierà tra 0 e r greco. Posso anche farlo variare tra meno più greco e più greco, quindi devo fare un integrale tra 0 e pi greco di ρ, un integrale tra 0 e pi greco di sì, di θ. Però qui dentro ci deve stare l'elemento superficie, perché io sto facendo questo. Ora, l'elemento superficie già di ρ che ho già scritto, c'è il di θ che ho già scritto, però devo aggiungere questo ρ, se no non è l'elemento superficie. La superficie del cerchio in coordinate polari deve essere il risultato di questa integrale qui. Proviamo a vedere se è vero. Allora, ρ non dipende da θ, quindi lo posso portare fuori dal primo integrale, è una costante rispetto a θ, una costante che posso portare fuori dall'integrale. Quindi c'è da fare l'integrale di θ, l'integrale del π, della variabile, è la variabile, la costante di questo è l'integrale di x tra a e b è b meno a, oppure l'integrale di x è x più una costante, no? Quindi l'integrale di θ tra 0 e più greco vale θ valutato da più greco meno θ valutato in 0, che è 0, quindi vale più
diretto. L'integrale di Rho, vale non 4 mezzi, no? Perché la derivata di Rho 4 mezzi è Rho. Vediamo, questo qui deve essere la derivata della funzione di Rho. L'integrale, la roba da dentro è la derivata dell'integrale. Andate a vedervi la lezione che ho fatto, cioè registrato sull'integrale derivata. Quindi mi vale Rho 4 mezzi valutato da R grande e 0. Rho 4 mezzi valutato in R grande è chiaramente R 4 mezzi e 0 è 0. Quindi ho R 4 mezzi. Ora semplifico il 2 e mi viene che mi viene R 4. Sono comportato perché mi viene R 4 è giusto appunto la superficie del centro. Quindi anche l'integrale l'ho fatto bene. Se non avete dimestichezza degli integrali, fate integrali che sapete già fare. Allora, magari un po' facciamo l'integrale della sfera. L'integrale della sfera quant'è? Elementare, va bene? Allora, ritorno a tutto. Allora, guardiamo sempre la solita cosa, però questa volta applichiamola, per esempio, al calcolo del centro di massa. Quindi, per esempio, verifichiamo da una cosa banale che il centro di massa di una sfera sta nel centro della sfera. Bene. Poi però, vedete, però magari, dopodiché, se mi dopo facciamo il centro di massa di un semicerchio, poi però facciamo il centro di massa di un semicerchio che chiaramente sta in un posto non facilissimo a dire qual è. Quindi vediamo, quindi cosa si mette, per esempio xg per tale esempio m per xg è uguale alla somma di m di xc. Ricordate, questo l'abbiamo scritto 2-3 lezioni fa, definizione della posizione x del centro di massa, no? Il centro di massa è la media pesata della posizione di tutte le masse, pesata la loro massa. G. Quindi con il centro di massa lo vogliamo fare, no? Bene. Allora, questo equivoco si traduce con m xg per un corpo piano, diventa l'integrale, chiaramente l'integrale di x in dm. Questa è la traduzione pari pari di quello che ho scritto. Bene, al posto di m c'è dm, al posto di xi c'è x. Però questo, diciamo, è formale, non è che so che mi dice chissà che cosa. Questo qui, però, se è un corpo piano, al posto di dm ci metto il mio sigma ds e quindi mi diventa integrale su tutta la superficie di che cosa? Di x per sigma per ds. Bene, questo è sempre generico, ma almeno ora lo so tradurre in qualcosa uguale. E allora a questo punto devo vedere che cos'è questo corso per trovare la parametrizzazione giusta. Detto, facciamolo sempre per il cerchio, quindi ds sarà sempre Rho di Rho di zeta. Devo esprimere la x in funzione delle variabili di questo cerchio, no? Rho e zeta. Perché metto sigma? Perché sto considerando una figura piana, un cerchio, e quindi uso questa qui. Se uno si fa con la sfera si fa dei volti. Allora, quant'è la x di questo elemento di superficie in funzione della Rho e della terra? Rho è il punto di mezzo, è il distante Rho da qui, c'è un angolo teta, questa è la x, quindi x sarà uguale a Rho
mettete big greco x uguale a meno rho, quando mettete big greco mezzi x uguale a 0. Quindi questo qui mi verrà integrale, ora poi vediamo cosa scrivo, intanto c'ho al posto di x c'è il rho costante. Sigma lo posso portare fuori in questo caso perché non mi dipende dalla posizione, poi dopo facciamo un caso in cui dipende dalla posizione. Per ora ho messo solo la x e il sigma, devo mettere il ds. Il ds è rho, quindi diventerà un quadro, di rho interno. Bene? E metti il segno integrale accanto a un differenziale in maniera che so quale differenziale e quale segno integrale corrisponde. Poi teta mi vale tra 0 e il greco, rho mi vale tra 0 e l grande. A questo punto ho un integrale ben definito, no? E qui mi smetti di fare il fisico e comincio a fare il matematico, devo risolvere questo integrale. Bene? E cosa dico? Bene. Rho non dipende da teta, quindi lo posso portare fuori dall'integrale di teta, quindi chiaramente con teta rimane lì. Quindi questo è anche uguale a sigma integrale da 0 e 2 grande in di rho di rho 4 per integrale da 0 e 2 grande in di teta di coseno di teta. Ah, perché rho di rho di teta è il ds e rho cos teta, questo è rho cos teta, questo è rho di rho di teta. Quindi come vedi c'ho un rho quadro, poi c'ho di rho di teta cos teta. E non ci sono trucchi, noi andiamo a scrivere tutto, mettete i pezzettini, ma se stare attenti a non lasciare i pezzettini. Bene? Ok? Quindi è tutto questo qui. Ora, questo qui lo posso fare anche insieme, perché intanto sono integrali separati a questo punto, non c'è, no, nessuno dei due dipende da quell'altro. Quindi, questo, beh, integrale di un quadro e rho la terza terza. No? Integrali bisogna che parlare a farli perché non pensare abbiamo questi algebrici che quasi dicono merci che portano alla frase, se no non sono pronti. Studiate, che vi fate tante cose. Quindi, integrale di una potenza è la potenza da n più 1 diviso n più 1, perché se poi c'è la derivata, l'esponente mi diminuisce di 1 e mi viene davanti, ma deve andare via, quindi deve essere rho alla terza. Quindi ciò. Questo è rho alla terza, terza e sigma terza. Valutate da 0 alla grande. Poi ciò. Qual è l'integrale di cos teta? Qual è la funzione da cui derivata è cos teta? È teta, senza almeno perché no, perché al di là di seno è coseno. No? E quindi l'integrale c'è, cioè, quindi cos teta, metto la risenteta, valutato tra 0 e 2 pi greco. Torna? Ora, questo qui mi fa 0, perché seno di pi greco è 0 e seno di 0 è 0, e quindi tutto è 0. Va bene, quindi la posizione nel centro di massa di un cerchio e nel mezzo, però a questo punto non ci vuole niente a trovare la posizione del centro di massa di un semicerchio, no? Per fare un semicerchio, se voglio fare un esempio con la x, beh, invece di farlo variare tra 0 e 2 pi greco, lo faccio variare tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, no? Così qui c'è un semicerchio. Ricordo, quindi per il semicerchio mi basta cambiare queste variazioni qui tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. No? Qui non ho più 0, ma ho meno pi greco mezzi, pi greco mezzi, e questa volta il seno non mi va più via, perché il seno
fa 1, 0 di meno perché non esito fa meno 1, 1 meno meno 1 fa 2, quindi qui mi viene un bel 2 e qui mi viene un bel r cubo terzo. Ovvio che devo anche calcolarmi la sigma, che non è più quella di prima, perché la superficie è cambiata. Quindi per un semicerchio a questo punto posso rimettere un segno qui, un semicerchio x, y, g, sarà da qualche parte qui, vogliamo ricalcolare, allora sigma è la massa diviso la superficie, ma questa volta la superficie di greco è n quadro mezzo. R è la massa. Allora, bisogna stare molto attenti se uno mi dà la densità o la massa totale. Chiaramente, la densità di un cerchio di massa M è la metà della densità di un semicerchio di massa M. Perché se questo lo taglio a metà, ovviamente la massa di mezzo cerchio non è M, ma è mezzo. D'accordo? Quindi, densità di un semicerchio di massa M sarà la massa diviso la superficie, ma la superficie sarà di 3 per 4 metri. D'accordo? Dipende dal problema. Per esempio, se te dividi un pezzo di cartone, va bene? Cosa se fai i tagli? Meglio, perché c'è per i tagli un semicerchio da un pezzo di cartone, va bene? E poi ti dividi, come ho fatto vedere, no? Cioè, puoi verificare che facendo fino a piombo effettivamente passi per una cosa che consiglio di fare per il punto che avete pensato, che avete calcolato a mano, va per questo esperimento. Se vi fate come vi raccontate ad esami, se ne vanno benissimo. Vuol dire che almeno non si fida di tutto. Allora, se te prima, cioè se te tagli questi di cartone, proprio per tutta la bilancia e lo pesi, chiaramente c'è la massa del pezzo di cartone. D'accordo? Quindi la densità te la devi calcolare da qui. Però uno potrebbe anche dire, no, prima mi calcolo la massa del quadrato di cartone da cui vuoi tagliare il coso, e no? E se la superficie, in quel caso la densità te la ce l'hai, no? La usi come il numero già calcolato dall'altra cosa. Ovvero posso ritagliare, no, la mia figura da una lamiera che ha una densità di 4 kg per metro quadro, in quel caso la densità ce l'hai, ma che c'è bisogno di calcolarsi da del mezzo. Allora, se invece dice, c'è la massa, questa è la sua densità, a questo punto mettiamo tutto insieme e abbiamo quindi che x e g sarà uguale. Allora, ti dico, sigma per r cubo terzi per 2, va bene? Il tutto poi diviso m, quindi 1 su m, sigma r cubo terzi per 2. Allora, questo è tutto quello che ho ottenuto dal mio conto. Ci mettiamo ora questa sigma qui. Quindi mi viene 1 su m per 2 per m diviso di greco r al quadrato per r alla terza terzi per 2. Quindi mi viene m va via, un r quadro va via, e quindi viene 4 su 3 di greco m. Un r deve rimanere, perché questa è una distanza, invece qui sono numeri, quindi mi deve rimanere un r, se no con questa di misura dovrei fare un r. Se mi viene l'r quadro, se mi va via l'r, devo dire che ho sbagliato. Parte. Torna. E chiaramente vedete che questa formula qui è una formula che si ricava solo con un integrale. Questo qui crea il denominatore, anche nei geometrici uno ce l'ha con servizio. No? Vediamo se quanto è questo qui. Allora, questo qui sarà circa 9. Quindi 4 noni è un po' oltre, ma in mezzo 9.
o prima del mezzo, prima del mezzo, che intorno, diciamo, quello più largo, quello più corto, quindi va bene, perché prima del mezzo. Torna? Come l'ho fatto? Va bene, quindi adesso per l'esercizio facciamo lo stesso dell'aspetto. Bene, quindi un po' di esempio, voglio sapere, e prima mi trovo il volume dell'aspetto. Controllo che sia cosa destra di creare 3. Poi mi trovo che la posizione di centro di massa di una sfera sia nel centro della sfera, no? E a quel punto c'è tutto quello che mi serve, perché accoragna anche sempre la posizione di centro di massa della semisfera. Bene? Allora, proviamo a farlo. Qui posso raggellare di nuovo la vedere, no? Qui posso raggellare la prima poi. Allora, vabbè, cerco intanto di scrivere qua. Allora, per una sfera, Thank you.
Eravamo gli ultimi, è ancora meglio andare sempre più in greco, più in greco. E poi chiaramente c'è la distanza a Londra. Quindi l'elemento di volume, ve lo disegno qui, sarà qualcosa fatto, se parlo un pochino in prospettiva, sarà qualcosa, diciamo, fatto più o meno fatto così, anche un po' così. E il tassello di recupero quando andate a assaggiarlo, ma come sono ancora come dai, mi fanno credere il tassello di recupero, d'accordo? Quindi abbiamo questo pezzo qua, sarà come al solito di Rho, questo pezzo qui, bene, allora questo pezzo alla base. Vedi però, il tassello tagliato, questo è il DP, va bene? Questo qui mettiamo sia un pezzo di tassello cambiato, che viene tagliato, va bene, il DP. Quindi questa parte qui è quanto è largo rispetto al DT, dipende dall'altezza che viene tagliato. Okay? Questo tipo numero è più fine qua su, la larga nel mezzo e più fine in cima. Quindi dipende da questa distanza qui. Quanto è questo pezzo di distanza? La parte orizzontale dipende dall'altezza che taglia la metà di volume. E pensate che la metà di volume è tagliata per così. Bene. Qua su il pezzo di luce è piccolino, e qua il pezzo di luce è grande. Quindi questo pezzo qui, corrisponde a questo per il dt, ma questo vedete che è rho per beta phi, rho se phi. Torna. Quindi questo pezzo, quindi facciamo la colore, questo pezzo qua è il dirlo, e questo è il questo pezzo arancione sarà rho sen phi di terra, e questo pezzo giallo, questo, allora, ci metterò di qui. Quindi mettendo tutto insieme, nel caso di coordinate polari sferiche, l'elemento di volume sarà rho quadro per dirlo. Quindi mi viene un cubo che va bene, è un volume, quindi deve essere qualcosa di scala come pesa il cubo. Per il delta, per il phi, e per il si, per il seno, il si. Allora, ovviamente uno è libero di non crederci, quindi chiediamo che, per esempio, integrando a rho costante mi viene la superficie della sfera, no? Integrando con l'intesa in phi a rho costante mi viene la superficie della sfera, no? Non tirare per dire rho. Certo, vedete, questa qui la potete anche vedere come il rho per la superficie, per un elemento di superficie, no? Questo pezzo qui, questo è il ds. Allora, questo pezzo qui sotto, la base di questo tassello di cocomero, è anche un elemento di superficie, quindi posso anche vedere tutto
professore in comune, le metto superficie per non finirò. Ho fatto uno dei casi che voglio trovarmi in qualche corso sulla superficie di una sfera, no? Quindi da qui posso anche ricavarsi il PS che sarà lo quadro di teta su P. Allora, questa c'è anche l'espressione del momento di superficie di una sfera. Allora, cominciamo a fare questo qui. La superficie della sfera sarà l'integrale in teta, sempre in teta varia tra meno pi greco e pi greco. L'integrale di pi, tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Cosa mi manca? Mi manca il raggio, che ovviamente non dipende né dal rho, né da teta, né da pi, né dal si, che è quello che può dare fuori. Bene. E poi mi rimane il semplice. Torna? Sto facendo solo l'integrale di teta e fi, che così mi ricavo la superficie della sfera, e ho già fatto due integrali che poi mi manca da mettere qua sopra. Allora, quando vedi questo tassello di cocomero, lo posso vedere come una pezza di superficie, sopra sotto, se poi qua su è sempre di S, c'è la superficie del cocomero, no? Per una profondità. Quindi la profondità sarà questo di Rho, profondo di Rho. E quindi vuol dire che lo quadro di teta di qui e qui è la superficie di questo tassellino. Per verificare posso integrare, vedete che viene 4 volte l'area del centro, 4 di greca al quadro. Vediamo se torna. Quindi le fa questo integrale. Quindi allora, l'integrale, questo è facile, l'integrale di teta fa teta. Guardando da pi greco meno pi greco, mi viene pi greco meno pi greco di pi greco. D'accordo? Quindi mi viene. Superficie, ma qua per 2 pi greco, quant'è l'integrale di seno di pi di z? Seno di z. Quindi, in astronomia perché si prende da soli, ovviamente, no?
tende a prendere questo come zero, tanto chi è che va a puntare i campi alle sotto, mentre fate la studia di longitudine si fa la distanza. Va bene? Ok, quindi torna la superficie della sfera, torna. Una volta il seno va bene perché lo mette uno, meno uno, quindi sono al 2. A questo punto quindi il volume sarà divario da fare l'integrale di che cosa? Di questa roba qui, 4 per 4 più greco, in più la funzione di S. Questa era la superficie. La sfera largherò la facilità di funzione di un dirlo e poi la integro. E quindi, e come vi fatto già in un integrale qui, e quindi vedete, mi viene a questo punto la sfera integrante, qui mi viene un quadro, un terzi, e quindi il volume viene effettivamente 4 terzi in greco. Allora, a questo punto, fatemi andare avanti un attimo sulla pausa. È facile trovare, fare la semisfera, no? Ad esempio, trovare la posizione del centro di massa di una semisfera. Ma se no, siamo pausa sulla pausa. Va bene, allora ragazzi, come vedete ho lanciato una nuova moda, potete prendere il post bianco e decorare il tasto, chiaramente vi posso vedere come il tasto al tavolo durante l'esame, lo voglio vedere bello che è. Allora, cercate di dare un po' l'idea di che cosa, diciamo, come vanno le coordinate. La fate conto che questo qui è il piano, l'esperimento lo dobbiamo fare con una mia, questo qui è il piano in sinfilo, d'accordo? Questo qui che taglia a metà il casco, questo è il piano ZX, quindi l'angolo delta sono tutti i piani che passano per questa asse qui e tagliano le fette di cocomero. Questa qui per esempio è una fetta di cocomero tagliata con il dentro, come vedete qua su è più stretta e a metà è più larga. Bene, torna. Trova la distanza tra il centro del casco e questa superficie. Va bene, quindi è il raggio di questo campo, potete pensarlo che possa allargarsi o distinto, però è il caso del raggio del campo. La terra è l'angolo per così, e psi è l'angolo per così. Bene. Quindi, vedete che la dimensione della fetta di cocomero è così, perché più alto sì e più piccola, no? Quindi, se voglio calcolare quant'è l'area della mia superficie, della ventina di area della superficie, no? Sarà questo pezzo qui e questo pezzo qui. Questo pezzo qui è il rod in sì. Ma questo pezzo qui varia con sì, quindi varia con l'intenda, perché se lo faccio più grande l'intenda è più grande. Chiaramente varia con ρ, quindi sarà ρ di intenda, ma qualcosa che varia con sì e che va a 0 qua su, è massimo a 0, no? Quindi sarà così, costa sì. D'accordo? Quindi viene questo transitato che fa, questo qui. Il DS, questo elemento qui, il DS sarà un rombardo, ovviamente la dimensione di rombardo, per un d'intera sì, perché se lo faccio più grande la fetta di cocomero sarà un allarga sicuramente, per un d'infi sì, perché
chiaramente ne prendo un pezzo più grande, così come grande anche lui, per il coseno di psi, perché appunto anche se tengo tutto fermo, quando mi vai così mi cambia la superficie. No? Poi il volume, l'elemento di volume sarà di spirro del PS. Bene, allora prima di cancellare, guardiamo di calcolarci quel tempo di fare l'esercizio che abbiamo fatto prima per x e g. Questa volta voglio trovarli, quindi la posizione del centro di massa però di una semisfera, d'accordo? Posso verificare naturalmente che per la sfera, come fatto prima per esempio, sia nel centro, ma subito dopo posso ottenere facilmente quanto è il volume della semisfera. In realtà posso trovare il volume di questa. Quindi, di nuovo, cosa sarà? XG sarà dato in termini, XG sarà uguale all'integrale x per dv per ρ che però sta fuori, d'accordo? Ma poi l'ho fatto solo per farvi vedere che quindi il lavoro è coordinato volante, quindi la y non c'è, è solo per farvi vedere che stiamo parlando del piano che è quello taglio con il piano y z, cioè quando faccio la semisfera. Quindi ho fatto in là, se no lo faccio in avanti, allora lo faccio per la stessa, ma allora la Y non è così. Lo faccio in prospettiva da quell'altra parte, purtroppo alla Y lo posso mettere così. Dipende come. No, allora una volta questo lo vedete tutto. No, scusate, questo non lo vedete, l'ho fatto per farlo vedere. Questo sta dentro, non si vede che c'è la superficie della sfera davanti. Bene. Dipende un po', io l'avevo disegnato in maniera che si vedesse il dato. Se si vede il taglio, allora l'asse X è così e l'asse Y, dobbiamo metterlo in alto così, allora lo vedo da dietro, no? Allora dopo queste cose devono vedere. Vabbè, quindi quello è senso uguale, il culo abbiamo già messo. Bisogna esprimere solo la x che c'è, la distanza dell'elementino di volume dal piano zx, il coefficiente di volume. Allora, vediamo un po'. Quindi, praticamente questo è l'elementino di volume, vedete che ha disegnato, cercando di così. Allora, qui questo è a farlo più così, y, x, z, cerco di segnarlo come ti ho detto prima, no? Bene, il taglio si vede. Allora, quindi facciamo venire in qua. Se teta è negativo, ma non ce ne porta nulla. Che cosa sta di teta? Facciamo notare su questo piano qui. Questo è teta. Come sta ruotando sul piano, stavolta tagliato per l'orizzontale. D'accordo? Teta qui va da meno di 3 mezzi fino a 3 mezzi da quell'altra parte, quella sinistra. Ecco, vedete?
questo è considerato una semisfera, quindi teta mi va da meno di 3 mezzi e più 3 mezzi, che ve la sto facendo vedere così, la semisfera, bene? Quindi poi ho per un certo teta avrò la mia pezza di concorso come il mio taglio che passa per quel teta lì. Tornando. Ho anche una certa altezza, sì. D'accordo? A partire da qui, questo è dell'angolo sì. Tornando. Quindi se ora faccio il cerchio taglia la sfera passando per il punto qui alla testa al sì, vedete che il raggio di questo cerchio qui sarà, questo è R o Rho, questo è Rho, questo qui è Rho cos sì. Ora, se ora vi rappresento questo cerchio qui, facciamo in giallo, questo cerchio qui, bene, e però ho tipo filmati di dentro, il sacco, un corpo di cimitarra, taglio via la testa 1, va bene? Tagliato via un pezzo di calotta, d'accordo? E questo qui mi sta all'altro, mi piace il bella. Questo è il casco, poi c'è i capelli, poi c'è l'addosso, poi c'è il bella. Va bene, quindi, e come l'ho disegnato, questa era la proiezione di teta, e questo, tutto questo è Rho cos sì. Il raggio di questo cerchio qua su è Rho sì, d'accordo? E a questo punto mi posso calcolare quanto è questo, che è la mia x, che è la distanza dal piano per queste x e queste y, no? La mia x è la distanza di questo punto da qui. Torna? Quindi la x è questa. Quindi la x sarà Rho cos sì per coseno teta. Non ho sbagliato. Allora, teta 40 qui. È esattamente Rho cos sì quando teta uguale a 0. È 0 quando teta è meno più greco mezzi o più greco mezzi. Torna? Quindi la cosa difficoltosa è di lavare questo. Una volta fatto questo, lo posso infilare e integrare che già ce l'ho. Quindi il V è sempre questo. Quindi, cancellare qua, il bambino attende i genitori al parco. Ora, vedi, era uguale a 1 su R, per Rho, ora poi mi chiedevo a posto quanto vale Rho, va bene, grazie. Per integrare il Rho, la terra dell'integrale, integrale in teta, tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi,
entrare in difficoltà, veramente per momenti e finire momenti. Queste sono le descrizioni degli integrali, eh? Ora vediamo un po', bisogna prima di mettere il dirlo, il DVQ, scusate. Il DVQ era lo quadro di ROD di terra di psicose, quindi qui dentro mi manca un ROD quadro e mi manca un poster sì. Bene? Questa è l'integrale che abbiamo fatto già prima, eh? Ora ci devo mettere anche la X. Quindi mi viene un altro ρ, un altro cos sì, e un altro è un cos θ. Quindi, vabbè, l'integrale di ρ è quello più facile di tutti. Questo qua mi dà un R, allora, questo è un ρ cubo, quindi mi dà un R alla quarta, quarti, mi dà tra R e 0. Bene. Poi, integrare di θ non è tanto difficile, perché è l'integrale di coseno e seno, no? E l'abbiamo già visto qua due. Questo mi dà un 2. Mentre rimane, facciamolo via carta, l'integrale tra meno di 3 mezzi e di 3 mezzi di cos quadro psi in d psi. Bene? Allora, questo integrale qui viene una formula chiusa in generale, ma quando è da questi estremi si fa, e lo ritrovate per esempio quando si fa la potenza di una corrente alternata, anche lì viene formula un po' di questo genere, perché anche lì c'è un coseno, potete fare il quadrato per fare la potenza, e quindi anche lì vi viene fuori tutte queste formule qui. Allora, il cos quadro è qui c'ho di 3 mezzi meno di 3 mezzi. È una funzione, dicevo uno, è una funzione con di greco meno di greco, è una funzione che va a una frequenza doppia rispetto al coseno, zero di greco meno di greco, bene, poi allora, ecco, facciamo una piccola parentesi, quindi abbiamo che l'integrale tra zero, vediamo di greco, o tra qualche periodo, tra qui e di greco, qui e di greco, qua, va bene? Il cos quadro di sì è uguale all'integrale tra zero e greco di sin quadro sì. È la stessa funzione semplicemente scintata di sin greco mezzi, ma è nel superiore, quindi sempre la stessa roba, d'accordo? Perché lo spiego? Perché a questo punto, se questo lo chiamo I o A, io posso fare anche che 2A sarà uguale all'integrale tra zero e greco di cos quadro sì più sin quadro. Se A chiamo questo qui, ma A è anche questo qui, perché se non c'è un periodo è la stessa roba, no? Ma allora se lo sommo mi viene questo, perché lo sommo? Perché questo mi fa uno. Allora, quindi questo è uguale quindi all'integrale tra 0 di greco di 1 in dc, ovvero 2 di greco. Quindi l'integrale da 0 più greco di cos quadro vale di 3. E anche per questo quadro,
Quindi l'integrale tra 0 e pi greco, o anche tra meno pi greco e pi greco, sarà la metà. No, perché io faccio l'integrale tra 0 e pi greco. No, questa è la metà. E come vedete, la stessa cosa non più, ma prende in questo pezzo e parte dall'altra parte. No? Quindi questo qui mi fa pi greco meno. E quindi, se non ho sbagliato, perché non è possibile, non è che non sono preparato, l'ho fatto qui a di fronte, torna, vediamo un po' di mettere tutto insieme. Questo è questo faccio, bisogna ancora calcolare ρ. Quanto vale ρ? È la massa totale diviso il volume totale. Quindi la massa totale è m. Quanto è il volume della semisfera? Mi cade il volume della sfera. Il volume della sfera è 2 terzi pi greco r al cubo. Torna? Se la sfera era 4 terzi, che era la terza, era 3 terzi. Ok, quindi posso mettere qui 1 su m era 1 su m. Poi ci metto 3m diviso 2 greco r al cubo, e quindi in totale facciamo un po' di semplificazioni, questo lo abbiamo con questo, il greco a via, un 2 possiamo levare, un r cubo lo leviamo con questo, e se non ho fatto errore, mi sembra che se g di una semisfera venga con 3 da 3 volte di greco L. No, mi viene non c'è. 3 ottavi L. Potete controllare se lo trovate. Quindi vedete come no, è un mondo non banale, però si fa. Basta andare piano piano piano. Allenatevi a farlo. Perché è un bel esercizio di analisi, imparate a fare gli integrali, no? Non che vi chieda fare gli integrali nel compito, però per l'analisi sì, per cui non dovete imparare a farli. Torna, quello che ha trovato. Vabbè, 3 ottavi, torna, vedete, è ancora più vicino all'asse di quanto era per i cerchi, che vabbè, perché per la sfera sarà più massa, insomma. Vabbè. Mi farei anche massa.